È una giornata speciale quella di oggi che va ricordata perché c'è stato un grandissimo cambiamento nel giardino. Saliamo le scale dell'ultimo piano perché qui il mutamento è rilevante. Qui, in questo punto, c'erano ben due alberi. Laggiù, prima dell'alloro che è stato portato, c'era un noce e qui, piantato nel 1990, praticamente 90-91, appena eravamo qua, c'era un acero canadese. Purtroppo sono morti improvvisamente tutte e due. E quindi questo largo, che per 30 anni abbiamo chiamato il largo della noce, ora non è più il largo della noce. Le cose cambiano e questi sono è quello che rimane di quei due alberi, queste cataste di legno appena tagliato. È una meditazione di cambiamento, in parte anche di tristezza, di malinconia, perché comunque in ogni caso è un pezzo della storia di questo punto che se n'è andato, perché il noce preesisteva addirittura alla nostra presenza in questa coattesa, invece quell'altra l'avevamo piantato noi, ma comunque erano per 30 anni hanno insomma svettato qua, in quest'ultimo piano. E adesso le cose cambiano, che non c'è più il noce, non c'è più l'acero e qua, che fare? Cambieremo il nome del piano, cioè lo ricorderemo sicuramente come il piano della noce, ma il nome cambierà. Ecco, i due alberi, quello che vedevano era questo paesaggio. Loro per 30 anni hanno visto questo cielo e ora non lo vedono più.